Cominciamo questa riflessione sull'arte e le donne nel Novecento da un'immagine che probabilmente a molti non dirà tanto. L'artista si chiama Kate Kollwitz, un'artista dell'area diciamo dell'espressionismo tedesco e austriaco. Perché ho scelto questa immagine? Perché pensate, lei è stata l'unica artista donna Pubblicata nella storia dell'arte più importante di tutti i tempi, quella scritta dal grande Ernst Gombrich. Un libro che edita per la prima volta negli anni 50, fino credo quasi alle soglie della sua scomparsa, cioè proprio a, a cavallo col nuovo secolo. Ebbene, Gombrich, che aveva certamente l'ambizione di descrivere tutta la storia dell'arte e chiaramente anche di parlare del Novecento. Individua un'unica artista donna, tutti gli altri sono uomini. A pensarci adesso sembrerebbe una cosa assolutamente fuori da ogni senso e fuori da ogni logica. Però c'è stato un tempo in cui veramente la storia dell'arte andava così. Nonostante il fatto che nei secoli passati, Artemisia Gentileschi, eh, Fede Galizia, eh, Sofonis Bangiussola, ci sono state delle artiste donne comunque citate no? nei libri di storia, quando ci avviciniamo al Novecento, il grande Gombrich dice che tutto sommato l'arte, in particolare la pittura e la scultura, sono totalmente appannaggio degli uomini. In effetti se voi provate a chiedere eh, a persone che anche di arte un po' si intendono, magari non agli addetti ai lavori, quali sono le artiste donne del primo Novecento, quelle della prima parte del XX secolo, che ricordano di più, i nomi saranno più o meno sempre gli stessi. Era effettivamente un tempo molto difficile per la presenza femminile eh, nell'arte. Quali sono dunque queste, queste grandi figure? Beh, non si può evidentemente non citare Frida Kahlo, ma Frida Kahlo quasi direi più personaggio che artista. Eh, sapete che la grande fortuna di questa artista messicana, di questa pittrice messicana, con un vissuto evidentemente molto complesso, molto... Anche funestato da lutti, malattie, tragedie, un'immobilità fisica che l'ha costretta dopo un incidente negli ultimi anni della sua vita, una vita comunque molto complicata, fatta di un matrimonio, quello con un altro pittore messicano, Diego Rivera, mm. e un innumerevoli... Eh, un'innumerevole serie di amanti, uomini e donne, ebbene Frida Kahlo è diventata però celeberri ma soprattutto dopo la morte, alla metà degli anni 50 quando lei lascia questa terra il caso comincia sempre di più a espandersi e Frida Kahlo diventa oggi una delle artiste in assoluto più gradita dal pubblico Evidentemente c'è qualcosa no, di protofemminismo, c'è qualcosa di estremamente libero nel suo comportamento e nel suo personaggio, c'è anche qualcosa che forse sovrappone il personaggio stesso alla pittrice. Però è indubbio che il grande successo di Frida Kahlo, amata dai surrealisti, amata da André Breton, che fu il primo in qualche modo a proporre una sua mostra negli Stati Uniti quando lei era ancora viva diventa però un caso, soprattutto da quando una nota pop star italoamericana Madonna comincia a interessarsi di lei e anche ad acquistare alcuni suoi quadri molto importanti. Oppure, se vogliamo citare un altro caso, di un grande personaggio della storia dell'arte primo novecentesca, Tamara de Lempicka. Tamara Delempisca, protagonista della vicenda della Belle Époque, un'artista eh, nobile, frequentatrice dell'alta borghesia e dell'aristocrazia parigina, che riportava no, questa specie di eterno femminile così eh, diverso no, rispetto magari ad altre forme, per certi versi addirittura persino un po' ottocentesco no? comunque diverso certamente dalle forme dell'avanguardia che di lì a poco sarà la linea dominante dell'arte dell della prima parte del Novecento. Certo, Tamara è un altro di quei personaggi che quando si ordina una mostra, mi verrebbe da dire quando si ordinerà di nuovo una mostra, sarà molto gradita come sempre dal pubblico. Per il resto... Le artiste donne davvero faticano e qui eh, quasi numericamente potremmo fermarci, non per dare ragione al Gombrich, ma certamente vedi il caso di Sonia Delaunay, pittrice astratta, vicina al cubismo, vicina al cubismo orfico, vicina anche all'ambiente surrealista e comunque moglie di Robert Delaunay, un artista indubbiamente che piace nell'ambiente dell'avanguardia e soprattutto che ci dice una cosa. Molto interessante. L'avanguardia di inizio secolo, quella che parte, diciamo, dalla fine degli anni del primo decennio, quindi del futurismo, e arriva, si espande nel Dada, nel surrealismo, in tutte quante le avanguardie europee, nelle principali avanguardie europee, vedono le donne non delle protagoniste essenziali, ma certamente un po' quasi delle muse ispiratrici, delle donne che giocano un ruolo anche perché sono compagne. Di alcuni grandi maestri, di alcuni grandi maestri. Il caso è di Sonia Deloné, ma è anche il caso di Natalia Gonciarova, una pittrice per certi versi tradizionali tradizionale, una pittrice molto legata evidentemente alla raffigurazione del, del suo paese, prima Russia, poi diventerà Unione Sovietica. Ebbene, Gonciarova, tra l'altro, ha avuto, ehm, Poco più di un anno fa, prima che il Covid, maledizione, chiudesse tutto quanto no? il sistema dell'arte dei musei, una mostra di omaggio a Firenze e eh, in maniera, devo dire, piuttosto così inopportuna, un suo quadro rappresentativo di un nudo femminile venne censurato da Facebook perché è ritenuto troppo volgare. In realtà si vedevano soltanto dei seni nudi. Gonciarova è un grande personaggio nella storia della pittura russa, prima ancora che sovietica, perché parte da una tradizione no? culturale abbastanza accademica per poi invece diventare in qualche modo un personaggio della, eh, della nuova avanguardia. Non si può non citare il caso americano di Giorgio O'Keeffe. Giorgio O'Keeffe è pittrice molto sofisticata, pittrice di fiori, pittrice di crani. Di animali, eh, vive nella provincia americana, moglie di Alfred Stiglitz, fotografo e teorico della fotografia, una figura un po' appartata, ma proprio di quest per questo considerata in qualche modo un artista di culto. Eh, giocherà un ruolo piuttosto importante eh, nella prima arte americana, quella degli anni venti, quella degli anni trenta. E ancora una volta però stiamo parlando di un artista, di una donna artista vicina ad un uomo, vicina ad un compagno. Questa cosa aiuta o danneggia? Diciamo che almeno all'inizio è quasi una condizione sine qua non, vedremo, vedremo altri esempi. Sono diversi gli artisti che hanno di fronte a loro o al loro fianco, per meglio dire, donne dalla personalità spiccata, si potrebbe citare anche se non è un'artista visiva, il caso di Gala, ex moglie di Eloire, compagna e moglie di Salvador Dalí per tutta, quasi tutta la vita del pittore catalano, diciamo che la coppia Dalí e Gala era una performance unica, loro due quando si presentavano alle inaugurazioni, alle feste, ai parti, ai ricevimenti, eh, attiravano lo sguardo e l'attenzione di tutte le persone presenti. Però è indubbio che funziona ancora un po' così no? questa idea della musa ispiratrice. Se prendiamo un artista che con le donne ha avuto certo un rapporto molto complesso e per questo è stato anche per certi versi insomma di recente in tempi di politicamente corretto, eh, un po' additato no? di un maschilismo francamente esagerato, evidentemente questo è Picasso, Pablo Picasso. Ha avuto tante donne, diversi figli, tanti amanti, più o meno ufficiali. Eh, donne, però sempre con una certa creatività. La ballerina, eh, la scrittrice, la pittrice, l'artista, eccetera. Certamente una delle donne vicine a Picasso più impegnative, anche no? in un rapporto mh, di costruzione eh, di un immaginario che eh, indubbiamente risentiva tantissimo no? del peso. Della figura così carismatica del pittore spagnolo, probabilmente il pittore più importante del primo novecento, è certamente Dora Mar. Dora Mar che, eh, diventa anche eh, soggetto di alcuni dei suoi ritratti più famosi, realizzati più o meno ai tempi di Guernica, quindi dal Picasso cinquantenne. Picasso, probabilmente l'artista che conta di più anche no? nell'ambito, non soltanto. Eh, artistico ma anche politico eh, il rapporto con Dora Maar fu molto difficile Dora Maar tra l'altro anche essa anche amata dai surrealisti eh, anche lei molto vicino all'ambiente delle avanguardie un rapporto estremamente sofferente e Picasso come sempre aveva fatto e come sempre farà cercherà in qualche modo non dico di soffocare la creatività delle sue compagne ma certamente di tenerle un po' a bada perché comunque la star era lui mi verrebbe da dire, se stai con Picasso sai di che morte devi morire, no? però è evidente che una figura così carismatica, una figura così ingombrante, anche così vitalistica, così superomistica, un uomo che appunto amava le corride, un uomo che era convinto in qualche maniera di, di, di recitare una parte assolutamente eh, da eroe no? dei suoi tempi, certamente alle donne crea problemi. Ne crea anche a François Gillot da cui Picasso, donna molto più giovane di lui, eh, 35 anni meno di lui, mal contati, una donna che ha avuto eh, due figli, Claude e Paloma, due figli eh, da Picasso, e che racconta in una bellissima biografia pubblicata in Italia da, da Le Mandi, La mia vita con Picasso, racconta anni eh, abbastanza complicati a fianco del maestro François era una giovane pittrice di belle speranze, conosciuta a Parigi eh, che sedusse certamente anche per la sua gioventù, per la sua bellezza il maestro, ma che indubbiamente a un certo punto non ne poté più, non ne poté più di quest'uomo così invadente, di quest'uomo così tirannico, dittatoriale eh, che non voleva assolutamente che François dipingesse eh, ma che si occupasse dei propri figli. No? Sembra strano dirlo per una persona di cultura, un intellettuale, invece, succede anche lì. Ebbene, François Gilot fu una delle poche donne, a un certo punto, a dare il ben servito al maestro, ormai molto avanti con l'età. Devo dire che Picasso sostanzialmente faceva un po' questo gioco avanti una via l'altra, eccetera, eccetera anche magari contemplando la possibilità di avere tutta una serie di amanti, donne comunque sempre piuttosto intelligenti e creative a fianco delle sue legittime mogli o compagne. compagne. Eh, per quanto riguarda invece il futurismo, passiamo all'avanguardia italiana per eccellenza, no? nelle foto ufficiali del futurismo noi vediamo sempre artisti uomini, vediamo Fillia a Torino vediamo certamente Marinetti, Boccioni, vediamo eh, Balla eh, Russolo, eh, tutta una serie di personaggi che davvero decreteranno il successo del primo grande movimento d'avanguardia in Italia che prevede comunque la presenza di alcune figure femminili magari un po' sottotraccia. Penso per esempio alla torinese Marisa Mori che fu futurista, come un po' futuristi in fondo lo furono tutti, soprattutto negli anni 10 e in parte negli anni 20 e qualche cosa anche negli anni 30. Benedetta K, K era un nome assolutamente futurista che l'accompagna, moglie di Filippo Tommaso Marinetti, si diede fu a fianco del principale eh, inventore, promulgatore del futurismo, con tutta una serie di operazioni tra il letterario, il teatrale, eh, eccetera, e anche con dei dipinti, con dei dipinti che potevano sembrare un po', come dire, eh, di scuola, se vogliamo, forse leggermente di maniera, ma che comunque rappresentavano che cosa? Il fatto che il futurismo fosse diventata una vera e propria... Arte, non dico ufficiale, ma certamente un'arte che magari aveva perso no? l'iniziale enfasi di rottura dei primi eh, anni dieci e che era diventata in qualche misura un'arte un pochino più rintracciabile anche dal punto di vista regionale. C'è la napoletana regina, ci sono diverse figure, insomma, ehm, ci sono delle artiste siciliane futuriste, sapete che il futurismo a un certo punto no, negli anni 30, anche fine 20 direi, assume questa connotazione regionalistica no? e forse lì le donne occupano dei ruoli, seppur non di prima grandezza, comunque di una certa importanza. Se invece andiamo in Germania, nel 1919 nasce Bauhaus, che è, è rivoluzionaria dal punto di vista dell'impatto eh, in generale nel sistema dell'arte. Bauhaus è una scuola fondata da Walter Gropius, che avrà tre sedi, eh, Weimar, Dessau e Berlino, fino a essere chiusa nel 1933 dai nazisti. Ebbene, in Bauhaus insegnano, oltre che Gropius, artisti del calibro di Paul Klee, di Kandinsky, di Itten, di Josef Albers, noto per essere uno dei cosiddetti teorici del colore, con il suo ripetuto omaggio al quadrato. Ebbene, Josef Albers aveva una moglie che si chiamava Annie, Annie Albers che anche lei insegnava al Bauhaus, però... Non, non le era stato concesso di insegnare pittura, la pittura era una cosa assolutamente maschile, vorrei quasi dire maschilista, pensate anche in una eh, realtà così avanti come, come era stata Bauhaus. No? E allora a Anni venne in qualche modo data una specie di si può dire, eh, risarcimento e le venne concesso di insegnare pittura tessile l'arte appunto del, del dipingere i tessuti. È molto interessante il fatto che dopo l'esperienza di Bauhaus, quando Josef e Anni sono già dei signori un po' avanti con l'età, il loro lavoro principale, principale fu quello di viaggiare e andare in giro per il mondo, soprattutto in Sud America. Messico e Perù furono i luoghi più visitati dai due coniugi e in particolare Anni fu davvero quella che eh, dal punto di vista proprio della lettura eh, dell'antropologia culturale, che non era ancora evidentemente sistematizzata all'interno di un'ufficialità nell'arte, ehm, trovò quegli elementi di curiosità, quegli elementi appunto di valore eh, quasi sconosciuto eh, verso culture diverse rispetto a quelle occidentali. Ci sono delle fotografie meravigliose dei due coniugi, Josef e Anni, in giro per il mondo, vestiti un po' da esploratori tedeschi, non so se ci avete idea, che... Eh, trovo personalmente anche molto molto divertente per rimanere ancora nell'ambito delle avanguardie proprio per considerare quanto da un certo punto di vista in maniera quantitativa le donne si stavano così, facendo largo, stavano emergendo ma con una fatica terribile anche proprio perché come si diceva prima il maschilismo della società culturale occidentale non veniva meno, possiamo citare almeno il caso in ambito surrealista di Meret Oppenheim, un'artista eh, estremamente varia e credo che questo sia stato anche un po' per certi versi il suo limite perché, perché eh, lavorare con gli oggetti, lavorare con le fotografie, essere eh, ritratta da molti grandi protagonisti dell'epoca, eh, le valsa certamente l'attenzione della critica più avvertita, soprattutto. Avanti, soprattutto per così dire postuma, ma forse non le ha dato quello spazio così importante che indubbiamente un artista eh, del genere avrebbe meritato. Artista è anche per certi versi: Chichi de Montparnasse, che è uno pseudonimo, molto amata da Menrey, amante di Menrey, amante forse anche di altri personaggi del milieu surrealista parigino. Che diventa la protagonista di una delle opere iconiche, Le Violon d'Ingres, del, del nostro Man Ray, e che a sua volta compare in diverse performance, in diverse, le chiamo performance anche se è un po' inesatta diciamo, l'espressione perché si tratta comunque alla fine di fotografie, però certamente con una eh, preparazione estremamente performativa, perché eh, fotografare una donna così bella, così eh, anche disposta no, a mettersi a nudo di fronte all'obiettivo del fotografo eh, o dell'artista, non era proprio una delle cose... Più um, ricorrenti, anche nell'ambiente tutto sommato abbastanza, eh, come si può dire, eh, abbastanza non pudico, impudico delle avanguardie. Se invece vogliamo continuare a parlare di fotografia, possiamo certamente citare il caso di Dorothea Lange. Qui andiamo negli Stati Uniti. Eh, voi sapete che nel 1929 gli Stati Uniti vennero travolti da una crisi economica, dal crollo no, di Wall Street, da una crisi economica, eh, umanitaria e sociale che andò avanti per buona parte almeno degli anni 30, fin quando appunto il presidente Roosevelt non riuscì a così, eh, mettere in piedi questo nuovo sistema economico del New Deal proprio per consentire alle classi più disagiate di riprendere quota. Se voi guarda, leggete la letteratura di quegli anni, da Steinbach a Faulkner, se guardate anche i film girati negli anni 30 o comunque ambientati negli anni 30, persino dai registi hollywoodiani, vi rendete conto insomma, che la povertà è un fenomeno diffuso. E a un certo punto questa donna fotografa venne incaricata proprio dal governo americano di andare a realizzare una serie di... Eh, reportage ritrattistici nei campi in cui le persone indigenti molto molto povere venivano tenute proprio per ehm, garantire loro il minimo della sussistenza necessaria per sopravvivere e questo ritratto di questa migrant mother un, una fotografia del 1936 diventa a tutti gli effetti iconica di quel periodo ecco forse Qui si potrebbe aprire un altro tipo di discorso che c'entra e non c'entra con il tema della prima parte di questa, di questa chiacchierata sull'arte al femminile. Dorothea Lange probabilmente non aveva la consapevolezza di star facendo un'opera d'arte, va come un fotografo, va come un reporter, va come una persona a cui viene a tutti gli effetti commissionato un servizio, no? però certamente... La potenza visiva di questa quest'immagine, l'iconicità del volto di questa donna che protegge tra l'altro in qualche modo noi suoi bambini dall'obiettivo, non c'era all'epoca l'ossessione della protezione nei confronti dei minori che c'è adesso, però indubbiamente è quasi una, una, eh, una specie di sentimento così... Indotto no, nei confronti eh, di una madre nei confronti dei propri figli, dicevo, questa fotografia diventerà talmente forte, talmente potente da essere considerata una delle immagini più rappresentative di quell'America lì, di quell'America rurale, di quell'America che non è New York, che non è la California, che non è l'America delle metropoli, l'America veramente della povertà. In America, dove peraltro siamo tra le due guerre, eh, c'è la democrazia, non si può dire altrettanto dei regimi totalitari eh, in Europa. E allora ho voluto isolare due figure per certi versi straordinarie, una legata almeno inizialmente al nazismo e l'altra al, al fascismo italiano. Leni Riefenstahl, regista eh, di una sensibilità straordinaria, nel senso che col suo cinema riuscì a glorificare le grandi parate militari eh, dei nazisti, eh, i discorsi di Hitler, tutta questa marea di gente che si riversava nelle piazze, oppure anche il valore dato al, al culto del corpo, del fisico, della gioventù, della giovinezza, eccetera. Leni Riefenstahl, pensate mh, che tra l'altro... Eh, portò alla Biennale di Venezia alla metà degli anni 30 il suo film più famoso, Olimpia, proprio per ehm, per testimoniare eh, l'inaugurazione delle Olimpiadi di, di Berlino. Ebbene, eh, Leni Riefenstahl è rimasta forse l'ultima testimonianza di arte sotto il nazismo. No? Lei è finito Uh, finita la guerra, dopo la fine della seconda guerra mondiale, dopo la fine del nazismo, ovviamente venne un po' identificata come un'artista legata a quel mondo lì, però riuscì, un po' per la sua straordinaria abilità, a fare dell'altro e anche lei a un certo punto ha cominciato a occuparsi di eh, Africa, di culture altre, andando a fare una serie di fotografie, di fotoreportage. Uh, Nell'Africa Nera. È un artista indubbiamente dalla grande sensibilità. Poi, chiaramente ciascuno di noi potrebbe dire va bene, ma è legata comunque a un momento molto tragico de della storia. È un po' diverso il discorso invece di Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti, che insomma, molti così identificano come l'amante del duce, l'amante di Mussolini. Mh, prima ovviamente del, dell'arrivo dell'altra dell amante ufficiale. Eh, Claretta Petacci, bene era una donna di un'intelligenza e di una cultura straordinaria, probabilmente si potrebbe addirittura quasi considerare come la prima critica d'arte italiana del Novecento. Donna eh, sposata di origini ebree, ebraiche, 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 si dice ebraiche, meglio, di origini ebraiche. E sposata con un noto avvocato veneziano, a un certo punto lei venne a Milano in Corso Venezia, aprì un vero e proprio cenacolo culturale frequentato da buona parte degli artisti più in voga nella Milano di allora, nella Milano tra gli anni degli anni 10 eh, e degli anni 20. Mi riferisco ad Arturo Martini, mi riferisco a Marossi, Malerba, a Donghi, eh, a, a pittori e scultori che in qualche modo eh, rappresentavano un'idea che successivamente il regime fece sua, ovvero quella del cosiddetto ritorno all'ordine. Ritorno all'ordine o Novecento. Perché? Perché sostanzialmente la Sarfatti rifletteva sulla grande tradizione della storia della pittura italiana, i secoli meravigliosi dell'arte italiana partono, come voi sapete, da Giotto e arrivano almeno fino a tutto il Barocco. Ebbene. Andando a pescare proprio all'interno di quella tradizione e ehm, girandolo o reinterpretandolo in chiave di modernità novecentesca, in realtà si faceva eh, proprio quella necessaria eh, strada che il fascismo come dire, a un certo punto fece sua di una modernità che guardava contemporaneamente la tradizione con dei valori molto stabili contro invece una certa arte d'avanguardia, per esempio aniconica o comunque astratta. Margherita Sarfatti fu tra gli intellettuali più importanti, almeno negli anni 20, eh, scrisse per la stampa, eh, fu responsabile di molte mostre di artisti italiani all'estero. La valorizzazione dell'arte italiana all'estero passa proprio attraverso la sua figura. Qui abbiamo un ritratto che... Mario Sironi le dedicò, non era una donna canonicamente molto bella ma una donna che aveva un carisma, un carisma straordinario, ovviamente ha pagato a caro prezzo non solo il legame con Mussolini, lei fu autrice della prima biografia ufficiale che Mussolini volle, si chiamava Dux, eh, a un certo punto fu anche nominata all'interno diciamo, delle persone che si occupavano della quadrinale d'arte di Roma, a un certo punto, insomma, quando le leggi razziali divennero in realtà in Italia, lei capì che era il caso di andarsene, anche perché nel frattempo non era più l'amante ufficiale del duce, e partì per il Sud America, tra l'altro portandosi dietro sempre questa tragedia di un lutto gravissimo, il figlio appena sedicenne che volle andare a combattere sul fronte della prima guerra mondiale falsificò addirittura la sua, la sua carta d'identità per andare a combattere e morì, in, morì sul fronte. Ebbene, Sarfatti partì, andò eh, in Uruguay, in Sud America, e ritornò soltanto alla fine della seconda guerra mondiale con la caduta del fascismo, ritirandosi eh, in una bella casa sul lago e scrivendo un libro dal titolo altrettanto... Eh, significativo, acqua passata, come dire, di acqua ne è passata sotto i ponti e forse è il caso di cominciare a rileggere la storia in un'altra chiave. Oggi il processo di rivalutazione di una figura centrale come quella di Margherita Sarfatti è definitivamente compiuto, testimonianza ne sia al fatto che un paio d'anni fa sia il Museo del Novecento di Milano che il Marte di Rovereto le hanno dedicato un'importantissima rassegna. Dall'Italia torniamo all'America. E in America ovviamente ci andiamo quando? Nell'immediato dopoguerra. Ogni volta che noi ci diciamo, quando comincia, ci chiediamo, quando comincia l'arte americana eh, spesso partiamo proprio di lì, dall'espressionismo astratto, da una famosa fotografia scattata da una fotografa donna, reporter di Life, che immortalò 18 persone tutti uomini tranne una donna, un po' vestiti da banchieri, come se fossero non so, appena usciti o stessero per entrare in ufficio, che in realtà si fecero immortalare per protestare contro una decisione abbastanza scellerata del direttore del Metropolitan Museum di New York di non invitarli ad una mostra sull'arte astratta americana contemporanea. È un errore sì, perché in quella foto c'era Pollock. C'era Roscoe, c'era De Kooning, c'era Motherwell, c'era Gorky, insomma, artisti di un certo peso no? e di un certo valore. C'era anche una donna che si chiamava Edda Stern. Ebbene, nel mondo dell'espressionismo astratto americano, dell'abstract painting, dell'action painting, se vogliamo chiamarlo, il ruolo delle donne non è affatto secondario, a cominciare da Lee Krasner, che pittrice di talento, pittrice che, come si può vedere da questa immagine, in cui eh, ammiriamo le sue opere nello studio c'è molto Picasso indubbiamente ma come in quasi tutti quanti gli artisti che comunque arrivano all'espressionismo astratto avendo studiato la pittura di Picasso ebbene lei ha questo strano nome lì si chiamava Elisabeth all'anagrafe lì perché? perché per farsi prendere sul serio bisognava far finta di essere un uomo o quantomeno far credere che fosse così non, nessuno vedeva, di, nessuno vedeva diciamo così, di buon occhio il fatto che una donna fosse anche una pittrice astratta. L'espressionismo astratto è proprio un'arte estremamente maschile, sarà per la gestualità, sarà per una certa violenza. In più c'è da dire un'altra cosa, che Lee Krasner è moglie di Jackson Pollock. Jackson Pollock è stato forse il pittore di talento. E di potenza più importante negli Stati Uniti a partire dagli anni 40, ma certamente era un tipaccio alcolista, depresso cronico, eh, collerico. Insomma, penso che fare la moglie di Jackson Pollock potesse essere veramente una missione quasi umanitaria, soprattutto per un artista come lì che in realtà avrebbe voluto continuare a dipingere. Polo, come sapete muore nel 1956, nell'agosto del 56, a causa di un incidente stradale e in quella notte, eh, in quella notte su quella macchina viaggiano la sua amante ufficiale più un'amica, moriranno in due in quell'incidente. Eh, Krasner è a Parigi per una mostra e il fatto che lei fosse andata a Parigi per una mostra... ...dice proprio di quanto ne avesse le scatole piene di questo marito... ...sì sì talentuosissimo, un artista straordinario... ...ci sono queste foto e questo breve film diretto da Hans Namuth... ...un regista tedesco che era andato a trovare i coniugi Pollock... ...allo studio di Spring... E dove appunto lì è seduta su una specie di trespolo... ...che guarda il marito volendo proprio tenerne anche un pochino a bada... ...se vogliamo questa irruenza incredibile... Se vogliamo ancora parlare di un'altra pittrice molto importante nell'ambito dell'espressionismo astratto, ma ce ne sono almeno tre o quattro. C'è Johnny Mitchell, c'è Helen eh, Frankenthaler, artista di cui adesso in questo momento eh, c'è Grace Artigan, anche. Dicevo, Frankenthaler la rivisit rivisitazione critica è decisamente molto molto importante. Perché? Perché lei è un'artista estremamente colta, raffinata, anche un po' liquida. Eh, un po' più delicata forse rispetto al, ehm, all'irruenza di certa gestualità maschile però eh, Frankenthaler è un artista che scopri un pochino alla volta che scopri eh, eh, osservandola con attenzione eh, è stata moglie poi divorziata di Robert Motherwell altro grande pittore dell'espressionismo astratto Continuiamo no, con questa specie di ping pong tra l'America e l'Europa e veniamo in Italia. Eh, L'Italia, paese forse un pochino più eh, così, eh, portato verso una cultura maschilista, certamente non aperto no, come la Parigi eh, dell'avanguardia, nell'immediato dopoguerra anche in Italia la pittura astratta prende certamente piede e eh, molti ricorderanno no, questo continuo dibattito tra astrattismo e figurazione. Guttuso da una parte, il pittore figurativo per eccellenza, dall'altra parte tutti questi giovani pittori astratti che non piacevano a Guttuso, non piacevano neanche a Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, anche se tutti quanti loro erano impegnati di si a sinistra, si coagulano intorno a una serie di gruppi, il più importante è quello di forma, forma 1, sono tutti quanti maschi, Perilli, Consagra, Vedova, Turcato, eh, San Filippo, e una giovane siciliana nata a Trapani, che si chiamava Carla Cardi, che andò a studiare all'Accademia di Belle Arti di Firenze, sposò San Filippo, ma ne rimase vedova piuttosto presto, Anzi, tempo, lui fu, scomparve prematuramente. Carla Cardi certamente tra tutti questi artisti del, della pittura astratta italiana è una di quelle che ha avuto uno dei ruoli più interessanti. Perché? Ma intanto per questa sua incredibile sensibilità nei confronti del colore e dall'altra per cominciare ad introdurre, molto più sperimentalmente dei suoi colleghi maschi, all'interno della pittura stessa dei materiali anomali, le telegrezze sul fondo oppure quei famosi sicofoil, che sono in realtà delle superfici plastiche su cui lei itera, ripete continuamente questo segno, no? che è un po'... Come dire, un po' primitivo, un po' se vogliamo eh, quasi tecnologico per certi versi. Una pittrice che ha avuto una grande sensibilità, eh, una donna molto, molto interessante, anche molto ironica. Ho avuto la fortuna di incontrarla, seppur in tarda età, e devo dire che ne rimasi molto molto colpito. Ma forse nell'arte italiana il personaggio più straordinario e anche più irriverente, più eh, sopra le righe incredibile fu Caro Rama. Scomparsa alcuni anni fa, ormai oltre i 90 anni di età, caro Rama attraversa buona parte della storia dell'arte del Novecento con una varietà stilistica ed estetica impressionante. Negli anni 30, i suoi lavori che avevano, che contenevano fortissimi richiami alla sessualità, ad una sessualità tra l'altro assai poco addomesticata, vennero censurati eh, dal regime. Era una, un artista con un vissuto eh, anche complicato dal punto di vista proprio personale, i rapporti difficili con il padre, eh, era entrata e uscita da qualche istituto psichiatrico, ma soprattutto era un artista che aveva avuto il coraggio qui a Torino, in uno studio non troppo lontano dal circolo dei lettori da dove vi parlo, in via Napione, eh, aveva avuto la grande capacità di relazionarsi con il mondo della cultura del suo tempo, amica di Carlo Mollino, amica di Edoardo Sanguinetti, amica del critico eh, Paolo Ferrari, eh, vicina diciamo, al, al mondo del, dell'arte e aveva pagato in vita. Per, lungo, per un lungo periodo della sua vita aveva pagato un po' l'isolamento a cui in qualche modo si era, si era costretta. Pensate che lei venne invitata per la prima volta alla Biennale di Venezia, con una sala personale alla Biennale di Venezia nel 1993, nella Biennale di Achille Bonito Liva, anche grazie all'insistenza all di Corrado Levi, eh, che ne era stato collezionista. Sponsor, anche per certi versi, certamente grande amico. Nel 2003, quindi non, tro non troppi anni prima della morte, le fu attribuito il Leone d'Oro alla carriera per un artista indubbiamente di grande fascino, di grande talento, anche un personaggio difficile, eh, non, mh, tendeva sempre a mettere in difficoltà il proprio interlocutore. Questo riconoscimento, seppur tardivo, che è arrivato nel 2003. Per un artista che dalla, <coughs> dalla figurazione al disegno è passata all'arte astratta, invece anche ad interventi polimaterici come quelli delle gomme, che in qualche modo sembrano ricordare un po', ad anticipare addirittura l'arte povera, ebbene questo riconoscimento appunto tardivo eh, le è servito quasi un po' come un risarcimento finale al termine di una lunghissima carriera. Altro personaggio che ha avuto fortuna tardi no? rispetto alla, eh, al, ai suoi debutti, Louise Bourgeois, nome francese per un'artista americana, qui la vediamo fotografata da Robert Mapplethorpe, eh, con questa specie di strana borsetta un po' fallica che lei molto ironicamente si porta, si porta a spasso. Louise Bourgeois è stata disegnatrice, grande scultrice, tra l'altro alcuni dei suoi lavori più importanti come questo monumentale. Mamma dedicato alla figura eh, così, eh, simbolica potropaica del ragno, ma Bourgeois è stata un'artista che rispetto a Carolee Rama, forse perché è americana, rispetto a un'artista italiana di grandissima potenza visiva, personaggio difficile, complicato, eh, molto molto carismatico, insomma, ma forse la storia più interessante arriva dal Giappone. Arriva dal Giappone perché io Icusama, che è ancora viva, ha eh, circa 90 anni e tra l'altro ha scelto, pensate, nel, eh, nell'ultimo periodo della sua vita, di soggiornare in un ospedale psichiatrico dove la tengono tranquilla. Poi lei al pomeriggio, adesso forse non più poverina perché è tanto vecchietta, se ne esce, va nel suo studio, si fa i suoi lavori e alla sera torna a dormire. Adesso voglio dire al manicomio è un po' brutto dirlo, però insomma in, questo, in questa clinica dove, dove la, 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 si occupano di lei. Quella di Cusano è una storia incredibile, tra l'altro esiste una biografia, Infinity Net, pubblicata in italiano da Jordan Levy, ed esiste anche un film che credo si possa trovare, volendo ancora, su Sky Art, che racconta la storia di una giovane donna che... Ehm, Nata in Giappone, cresciuta in una famiglia benestante ma molto tradizionale, molto tradizionale, dove sia il padre che la madre facevano di tutto per tarparle le ali. Lei doveva stare a casa, fare i figli, insomma una famiglia quasi feudale per certi versi. Lei, che fin da ragazza manifesta in dubbi aspetti di un carattere non semplice, molto tormentata, a un certo punto, pensate, prende carta e penna, sarà stato la metà degli anni 50, prende carta e penna e scrive a Giorgia O'Keeffe, ve la ricordate, no? l'artista americana di cui abbiamo parlato all'inizio, scrive a Giorgia O'Keeffe una lettera dicendo io la stimo molto come donna, come artista, eh, la ritengo un esempio, insomma questa lettera arriva a Giorgia O'Keeffe e Giorgia le risponde dicendo quando vieni in America, vieni in America e quando vieni in America vienimi a trovare. Insomma questa Osteggiata dai genitori, riesce a trovare i soldi per prendersi il suo aereo e arrivare a New York. A quel punto, cosa trova? Da una parte, un ambiente estremamente fertile, okay? Un ambiente anche con grande entusiasmo, dall'altra parte, però, trova comunque una certa ostilità nei confronti, come al solito, delle donne. Poi, lei in particolare veniva vissuta no? un po' come una specie di mh, eh, giovane, bella ragazza esotica. Ebbene. Lei conosce, conosce Joseph Cornell, artista surrealista molto più anziano di lei, con cui ha una stranissima storia che definire di amore è, è quasi impossibile. Cornell viveva con la vecchia madre che la odiava. No? Eh, conosce Andy Warhol, realizza tutta una serie di performance. Eh, molto interessanti, vedete il suo, la sua cifra stilistica è questo puntino, no? questa sfera con cui eh, lavora sulla pittura, lavora sugli oggetti, lavora nelle performance, negli spazi. Insomma, per farla breve, le performance legate soprattutto al, a, alle comunità hippie, al, al flower power californiano di fine anni 60 le portano diversi problemi perché lei insomma eh, venne più volte fermata dalla polizia perché c'erano uomini e donne nude che ballavano tutti dipinti coi pallini nelle strade di San Francisco e di New York a un certo punto torna negli, eh, in Giappone forse anche un pochino sfiduciata dall'ambiente americano e poi miracolo nel 1993 succedono due cose incredibili. Peter Gabriel, il cantante degli, ex cantante dei Genesis, decide di realizzare un videoclip per una sua canzone ambientandolo nelle sculture di Kusama. E quello stesso anno, la Biennale di Venezia, il Giappone la porta come artista ufficiale. Da lì comincia la grande fortuna critica di Yayoi Kusama, che tra l'altro proprio in queste settimane, semmai si ritornerà ad una pseudo normalità a Berlino, al Martin Gropius Bau, credo di Berlino, viene eh, omaggiata con una mostra gigantesca, un'antologica che segue quella della Tate di, di alcuni anni fa, del 2012, se non ricordo male. Bene, la mh, prima chiacchierata sul rapporto tra l'arte contemporanea e le donne si ferma qui, si ferma con un'immagine, a mio avviso, molto significativa e anche di grande dolcezza, Lea Vergine, che è stata tra le protagoniste della critica d'arte in Italia, insieme al marito Enzo Mari, pensate sono scomparsi un giorno dopo l'altro, eh, lo scorso inverno, in questa tragica stagione che purtroppo ci ha portato via tanti protagonisti della cultura. Lea Vergine fu eh, negli anni Ottanta eh, una delle prime a occuparsi di arte al femminile con una mostra memorabile al Palazzo Reale di Milano, l'altra metà delle avanguardie. Dedicata proprio al rapporto della donna eh, con l'arte, con l'arte contemporanea tra 1910 e 1940, questa prima lezione sull'arte contemporanea e il, il mondo della donna, il mondo femminile, è dedicata a lei.